Se vongola e corvine sono dei molluschi. So, vediamo il fegato bovino, il cavallo, la carne di cavallo che ottiene il 3,9 grammi su 100 grammi di scusa, 3,9 milligrammi su 100 grammi di alimento. Ma vedete che li batte, il fegato bovino diciamo è primo fino più o meno ai fagioli e lenticchie, ma dopo l'alga kombu, il cacao amaro, l'alga nori, la cannella, la maggiorana, il timo secco, ma vedete che anche la soia secca, la rucola, le albicocche, le prugne, le mandorle, le noci, le more e i ribes hanno contenuto di ferro. E noi possiamo benissimo utilizzare altri alimenti che contengono ferro. Il calcio, beh qua ci sono degli esempi di come deve essere distribuito durante l'età, ma andiamo avanti, vediamo che qua il calcio c'è nel latte, ci sono nei formaggi, questo è vero. Però vedete anche qua che i semi di sesamo, la salvia, il rosmarino, il tarassaco, la rucola, le mandorle, i fichi secchi, le nocciole e così via. Anche le acque sono ricche di calcio, quindi l'acqua lette ha 317 mg su 100 g di contenuto. L'acqua San Genimi, l'acqua Ferrarelli. Il contenuto di calcio, perché vedete qua la tarini, che sono, questi sono tutti i pesci, perché questi pesci hanno un alto contenuto di calcio? Perché sono pesci piccoli di cui generalmente si mangia la testa, le lische e la spina dorsale, e il calcio è contenuto all'interno dei pesci. Ma vedete che purtroppo i pesci apportano anche acidi grassi saturi, quindi apportano anche purtroppo un grande contenuto di ferro, di mercurio e di metalli pesanti, cosa che invece gli alimenti vegetali non apportano. Proteine, questa è la classica domanda, però le proteine della carne vuoi mettere? Vediamo un po', le proteine negli alimenti vegetali ci sono nei cereali e nei legumi, soprattutto quelli secchi. Vedete, nei cereali il grano ha 13 grammi su 100, il riso integrale 7,5, il riso brillato ne ha poco 6,7. Però vedete che l'avena, l'amaranto, il farro, la quinoa, che sono cereali che generalmente le persone conoscono poco, i cereali che la dieta onnivora conosce sono la pasta, il riso e basta, di solito mangia queste cose. Invece vedete come è presente, ma guardate i legumi secchi, la soia 37, i fagioli 23, le lenticchie 22 e il ceci 21. I salumi, guardate, ne hanno 25, la carne 22, il pesce 18, il formaggio fresco 15. Quindi non è assolutamente vero che la carne ha delle proteine, diciamo, in più rispetto ai vegetali. La cosa vera, invece, che bisogna dire, è che la carne ha tutti gli aminoacidi essenziali, gli 8 che il nostro corpo non può sintetizzare. Ma se noi uniamo in un nostro pasto, almeno una volta al giorno, dei cereali e dei legumi, quindi per fare un esempio, un piatto fatto da riso e piselli, da pasta e fagioli, quello che manca nella pasta lo troviamo nei fagioli, quello che manca nel riso lo troviamo nei piselli, quindi i vegetali che hanno una carenza di un aminoacido vengono compensati, ad esempio, dai legumi, che hanno invece un surplus di quell'aminoacido. Quindi unendo le due cose si può benissimo avere tutto il rapporto proteico senza nessun problema. Ricapitolando, vedete che il latte vaccino può essere nella dieta vegana utilizzato il latte vegetale di riso, di soia, di avena, le fonti proteiche animali, abbiamo visto che ci sono i legumi, il tofu, il tempeh, il seitan, il miso, queste sono tutte preparazioni, poi magari nella fase seconda proviamo magari ad approfondire qualche argomento. Il seitan, per fare un esempio, è il glutammato di farina. Se io prendo un chilogrammo di farina, lo utilizzo, lo metto in una bacinella con dell'acqua, ne faccio una palla e poi la lavoro sotto il rubinetto, fate conto che l'80% del materiale va via, quello che rimane è il glutammato, quindi la fonte proteica è il cuore del germe di grano. Con quello poi, una volta magari bollito, inserito con delle salse per dargli del sale, per dargli un po' di sapore, vengono realizzate delle bistecche, degli spezzatini, e quello ha un alto contenuto proteico, e quello si chiama seitan. Vediamo che i condimenti grassi animali, che sono burro, panna, astuto, maionese, possono essere sostituiti dai semi oleaginosi, frutta secca, tahin, olio e olivi, olio di oliva e di sesamo. Un'altra cosa, ad esempio, vedete qua i semi, molta gente non sa neanche, non li mangia mai, se non raramente, ma abbiamo visto prima che le fonti più proteiche in assoluto, ad esempio i semi di zucca, contengono 30 grammi per 100 grammi di alimento. I semi, una volta nell'essere umano che era frugivoro, quindi andava a caccia non di animali, ma inizialmente nella sua storia prendeva tutto quello che poteva, i semi erano una fonte molto interessante e potente alimentare, cosa che noi invece non facciamo più. Probabilmente sono pochi quelli che di voi che conoscono i semi di lino, i semi di finocchio, i semi di girasole, i semi di zucchero, che sono comunque anche buoni da mangiare così.
cereali raffinati, come dicevo prima, nella dieta onnivora, il riso brillato, le farine tipo 00, il pane bianco, invece cereali in chicco, farine e fiocchi integrali, pasta di grano duro, pane integrale, a posto dello zucchero e del miele, il malto, la marmellata e frutta disidratata, e a posto di biscotti, torte, budini e gelati, ci sono prodotti speciali preparati senza latte, senza uova, senza nessun problema. Ormai questi prodotti si trovano anche nei supermercati normalissimi. Io ho fatto questa slide proprio per farvi vedere anche il latte che purtroppo noi tutti, gran parte di noi, alla mattina beve mezzo litro di latte, guai. Ma il latte, vi ricordo, prima è un alimento che serve per svezzare un lattante, quindi è solo indicato nella prima fase della vita. Poi vi ricordo che ogni latte che un animale, un mammifero produce è diciamo idoneo a quella specie. Vedete un po' le proteine, i grammi, lattosio in grammi, grasso in grammi, acqua in grammi, delle varie specie, come sono diversificati. Io vi ho evidenziato solo quelli della donna e della mucca, perché la donna e la mucca sono uguali, però la donna rappresenta il mammifero, cioè quello che fa il latte della nostra specie, e la mucca è quella di solito il latte che noi beviamo. Vedete che proteine 0,9, 3,6, è un alto contenuto proteico, perché un bambino generalmente raddoppia il peso in 6 mesi da quando nasce, una mucca invece il vitello raddoppia il peso in 2 mesi, quindi ha un contenuto di proteine molto elevato. Il vitello deve crescere velocemente perché mentre il bambino non ha bisogno di una crescita così esponenziale, perché l'essere umano tiene il bambino per molti anni prima che diventi autonomo, invece il vitellino nel giro di poco tempo deve essere autonomo e essere svezzato e essere indipendente. Il lattosio, vedete, 72.49, il grasso in grammi più o meno siamo uguali, l'acqua in grammi è questa. Ma ci sono altre caratteristiche del latte che vediamo dopo, vediamo adesso. Contiene troppe proteine, come vi dicevo. Contiene proteine molto diverse. Il rapporto caseina-lattoproteine 4,5:1 contro 0,4:1, molto sconvenienti. Contiene poco lattosio. E presenta un rapporto grassi-saturi-insaturi svantaggioso. Contiene una percentuale di calcio troppo elevata e presenta un rapporto calcio-fosforo svantaggioso. Un'altra cosa che ormai la medicina ufficiale sta riconoscendo è che il latte, i formaggi con un grosso contenuto di calcio fanno bene alle ossa, stanno completamente rivoluzionando. Questo perché? Perché è vero che il calcio, soprattutto nei formaggi stagionati, è molto elevato, ma il formaggio, come nelle proteine e come nel latte vaccino, presenta molte proteine animali. Le proteine animali acidificano il sangue, quindi è molto più importante capire quanto calcio il nostro corpo riesce a trattenere più del calcio che viene immesso. Quindi il calcio che viene immesso con l'alimentazione lato-ovo-vegetariana, quindi mettendo dentro latte e formaggio, viene purtroppo coperto dagli ossalati, che sono quelle sostanze, quelle molecole che avvolgono la proteina di calcio e quindi la espellano poi nel tratto finale dell'intestino senza essere assorbita. E l'altro svantaggio è che le proteine animali, essendo acide, costringono il nostro scheletro a emettere ioni calcio per abbassare il pH che diventa acido nel nostro sangue e quindi automaticamente porta via calcio dall'osso. Quindi alla fine, infatti, la prova ne sia che nelle popolazioni asiatiche, che abbiamo visto che fanno nelle diete asiatiche, l'osteoporosi è sconosciuto, quindi non soffrono di osteoporosi perché latte e latticini non ne fanno. Mentre invece guarda caso, nella dieta occidentale, che tutte le donne, tutti gli uomini, tutte le donne sono quasi osteoporosi, fanno colazione col suo mezzo litro di latte, alla fine non andare la paga. Attenzione, queste cose che sto dicendo non sono cose che dicono le società vegane, ma sono cose, se poi andate a informarvi. Quali sono le ragioni per abolire la vivisezione dal punto di vista scientifico? E gli animali stessi che non vengono uccisi e torturati, privati della loro libertà. Vi ricordo che gli animali soffrono prima, durante e dopo gli esperimenti. Avete visto i topi che hanno bisogno di spazio, come un cane, un gatto, una scimmia, vengono costretti in gabbie ridottissime. Questi due dati sono importanti. Ve li dico qua. Questi due studi fatti nel 98, dal 98 oggi non sono cambiate molto le ricerche. In queste due riviste molto importanti dei medici si nota che il 51% dei farmaci commercializzati che non avevano dimostrato delle controindicazioni sugli animali sono stati ritirati dal commercio perché hanno provocato gravi
e reazioni avverse, che sono le reazioni avverse, vi ricordo, non è il prurito, la perdita di capelli o le macchie in faccia, ma sono morte, pericolo di morte e invalidità permanente. E la seconda ricerca fatta negli Stati Uniti d'America ha dimostrato che 100.000 persone all'anno, su una popolazione di 250 milioni circa, muoiono per tossicità sui farmaci. Fate le debite proporzioni, questo accade chiaramente in Italia e negli altri paesi europei. Quindi, questo dato poi ci servirà. Quindi, è così sicuro questo metodo di ricerca? Ma qualche dubbio si potrebbe avere. Vediamo un po' quali sono. Ecco, gli insettori dicono che bisogna sperimentare sugli animali, se no, dice, cosa facciamo? Vuoi che io sperimenti sul cane o sul tuo bambino? In realtà qua mentono, perché tutte le leggi del mondo impongono di sperimentare sugli animali, ma tutte le leggi del mondo, una volta che la sperimentazione animale è fatta, impongono di sperimentare sull'uomo. Perché? Perché non si fidano lo stesso loro dei risultati. Se il modello animale fosse validato, una volta fatto l'esperimento su un animale, io dovrei commercializzare una sostanza. Invece no, viene sperimentata sull'uomo perché i risultati assolutamente non sono sicuri. Voluti, perché vediamo perché sono voluti sugli animali e poi vediamo il discorso dei topi. Ecco, i dati, io questo l'ho scritto perché mi preme, i dati che noi estrapoliamo da una specie non sono rappresentativi. Vi ricordo, il topo rispetto a noi condivide il 95% del patrimonio genetico, quindi è vero che ha un DNA per il 95% uguale al nostro, ma quel 5% fa la differenza. Fa la differenza che io sono alto 1,80 e peso 70 kg, il topo invece è piccolino, cioè cammina su quattro zampe, ha la coda, beve l'acqua di fogna senza nessun problema, e quel 5% di geni fa la differenza, rende diverso morfologicamente e strutturalmente me il topo. Sì, qua va bene, questo lo sappiamo, se no siamo troppo in ritardo con la presentazione. Vi dico le cose. Ecco, il vero azzardo lo fanno qua i settori, cioè loro facendo l'esperimento sugli animali decidono se una sostanza, ad esempio un farmaco, è terapeutico, tossico e innocuo. Ma in realtà questo non lo sapremo mai finché non lo proviamo sull'essere umano. Perché poi magari vi leggerò due cosette sulle sostanze tossiche, sui medicinali che sono stati scoperti, dove, cioè, per fare un esempio, la morfina per noi è un calmante, per il gatto è un eccitante. Tenendo sempre il gatto che è un animale a cui sono affezionato, mi ricordo, se noi mangiamo la manica falloide e moriamo nel giro di pochi minuti, il gatto lo può mangiare benissimo tutti i giorni senza nessun problema. Se noi la vitamina C è necessaria perché sennò ci viene lo scorbuto, il gatto, se gli date la vitamina C, muore. Perché? Perché la produce da solo. Quindi, per dire, il gatto, adesso ho preso un esempio del gatto, ma tutte le specie sono diverse da noi da un punto di vista della reazione. Questo va bene, poi c'è anche un discorso non solo chiaramente animalista, ma anche di rapporti economici, di potere, eccetera. Pensate che l'OMS ritiene utili, indispensabili, solo 300 sostanze contro le 20.000. E tenete conto che non più di una sostanza su 100 viene alla fine commercializzata. Quindi pensate, se fate un rapido calcolo, quindi 20.000 sostanze per 100 sono 2 milioni di sostanze che, moltiplicate per centinaia di migliaia di animali, subiscono gli esperimenti, mostra la portata di queste ecatombe. Quindi gli animali vengono utilizzati dappertutto ed è un'ecatombe vera e propria. E come dicevo, provoca la morte questo sistema di 100.000 statunitensi all'anno, e di solito il 25% delle sostanze alla fine commercializzate e quindi testate è sovrapponibile all'essere umano. Di questo 25%, se togliamo il 51% dei farmaci che viene ritirato dal commercio, vuol dire che la vivisezione funziona per all'incirca il 12,5%. Quindi l'87,5% dei casi la vivisezione non funziona. Questo comporta il fatto che è un metodo scientifico assai poco scientifico. Eh sì, gli settori dicono, va bene, ma voi trovatemi dei sistemi diversi, validateli. È vero questo, ed è giusto che sia così, per proporre qualcosa di diverso bisogna validare, ma vi ricordo che la vivisezione non è validata, non esiste la validazione del modello animale. Noi possiamo prendere una specie, utilizzarla per determinati esperimenti, ma questi dati che otterremo, se li applichiamo ad un'altra specie, non sono assolutamente riproducibili e quindi come modello scientifico non è validato.
E infatti si arrabbiano quando voi chiedete ai visitatori di validare i modelli scientifici.